Bentrovati. Allora, con Anna, Chiara ed Elide dell'Istituto Superiore Bachmann di Tarvisio, Udine, presentiamo il prossimo progetto. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta edizione del Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il prossimo progetto, è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante l'attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante le presentazioni sceniche del lavoro dei nostri amici di Sciacca. Vi ricordiamo anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro, che avrà luogo nel pomeriggio, e che sarebbe carino, nei confronti dei ragazzi di Sciacca, lasciare loro alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola ad Anna, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra ed una accanto al palco sulla destra. In ogni caso, facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Sicilia, da Sciacca, in provincia di Agrigento, i ragazzi delle classi quarta e quinta, indirizzi alberghiero ed agrario dell'Istituto Superiore Vetrano, presentano il progetto Fare Teatro. I referenti del progetto sono la professoressa Mara Montalbano e il professor Franco Bruno. Il progetto prende vita dall'esigenza della conoscenza dei e tra i partecipanti al laboratorio di teatro di fare gruppo. Ed il titolo non poteva che essere Fare Teatro. In una scuola dove l'uso del fare è per gli alunni il mezzo, semplice ed efficace, per il raggiungimento dei loro obiettivi. La trama? All'interno di una palazzina residenziale, utilizzata più come discarica dell'usato che come belvedere, un provetto alunno scrittore reinventa le sue storie. In questo luogo incontra casualmente i compagni di college. Al termine di questo incontro, niente e nessuno sarà più lo stesso. La diversità dei singoli lascerà spazio ad un gruppo di amici con la passione dell'invenzione delle storie, e quel luogo di Isadorno diverrà sede di poeti e muse moderni che diffondono la speranza e la certezza di volere e dover rinnovare la magia della creatività. Buon divertimento! Piranha scintillante. No. Well, friends, sing a hall, and find the cute little ugly place.
prestando una pagina. Questo posto è mio, vattene. Primo, cosa ci faccio qui non sono affari tuoi. Secondo, il tetto non è tuo. Terzo, è strano che uno che sa scrivere parole tanto straordinarie abbia una lingua così maligna. È davvero straordinario quello che scrive. Non tutto. Io sono Jay. Lo so. Vai alla mia scuola. Ho iniziato una settimana fa. Non ti ho mai visto. Ci credo. Ti nascondi sempre in mezzo ai bidoni dell'immondizia. Io sono il capo da gioco. Mi piace quel posto. Sì, ma ci deve essere una gran pizza, no? Due o tre respiri profondi e non ci fai più caso. Va bene, Phil. Dimmi quando migliora. Quella voce. È arrivata in classe una settimana fa. È il mio fratellino. Fratellino? Ha afferrato due banchi. Uno in una mano e uno in un'altra. Lo sapevo che te ne saresti accorto. I professori vorrebbero già espellerlo. I ragazzi lo chiamano il mostro. Non è un mostro, è molto dolce. E se proprio lo vuoi sapere, piange per nulla. Ok, Finn. Capisci quello che dice? Per te è un urlo senza senso, ma è una forma di comunicazione molto raffinata. Raffinata? Quella roba lì. Beh, è di pessimo umore, si sta perdendo il suo programma preferito. Ecco, ora vedo che si calma. O quasi. Oh! Che c'è? Un uccellino morto! Poverino, vieni a vedere. Meglio di no. Mi potrebbero vedere quelli che sono nel campo di football. Non c'è nessuno nel campo di football. Ma potrebbe arrivare Russell. Il mitico super buono da favola? C'è scritto in tutti i gabinetti. Se sei d'accordo che Russell è un mitico super buono da favola, fai un segno qui. Te lo faccio vedere io cosa mi ha fatto il tuo caro mitico super eccetera eccetera. Tocca. Oh. Questo con un gomito. E ora l'occhio sinistro. Un cazzotto. Il mitico super buono da favola? Ti piace ancora? Non lo so se mi piace. Però il segno l'hai messo. Russell è un capolavoro di stronzaggine. Mamma diceva la stessa cosa di papà. Spesso i regali peggiori sono quelli confezionati meglio. Muscoli. Non me ne importa nulla se non facciamo i rettili. A me li fa venire. Con la tua storia. Cosa ne sai delle mie storie? L'altro giorno, mentre montavo l'antenna parabolica... Scusa, lo so che non dovevo farlo. Oh, Jake, quando l'ho letti ho avuto i brividi, come se Miller Russell avessero ritirato fuori 1000 addominali d'acciaio. Li vedi, quei palazzoni? Immagina che siano montagne. E gli altri i castelli. Dipende dalla storia. E quelle antenne, un bosco. In questa nuova storia ci sarà un drago. Con la testa come uno squalo e la pelle che brilla. Fatta di paillette! Esatto, stavo cercando di trovare il nome del drago. Pensavo a una cosa tipo Glittershark. Non è granché. Signorina, non fare la scema. Fatti un bel flashback. Il tuo primo giorno di scuola.
sei da sola nel campo di football. Chi ti ha salvato dall'oblio totale? Ho fatto amicizia con voi, se è questo che volete dire. E lo sai perché? Perché sotto quel tuo aspetto così... così insulso, abbiamo intuito il tuo vero io. Quella parte di te che a metà trimestre, grazie al nostro aiuto, una bella risistemata. Non voglio essere risistemata! Parcheggia le labbra, tesoro! Che ti abbiamo detto quel giorno? Stai attenta con chi parli. Chiedimi prima chi è in e chi è out. Te l'abbiamo detto, sì o no? Sì. E allora perché il cesso? Non è un cesso, è molto carino. Allarme arancione! È come dire che uno col morbillo è carino! I cessi sono contagiosi, forse andiamo via di qua alla svelta. Jake, mi piace! Allarme rosso! Prima che finisca il trimestre, andrai a nasconderti dietro i bidoni dell'immondizia. Non mi importa. E se non lo capite? Beh, allora non siete le persone dolci e sensibili che pensavo. Belle dentro, quanto belle fuori. Uva. Ciao, Jake. Mi faccio i capelli diversi ora. Vieni, tagliati prima delle mani. Non parlate di voi. E allora, Jake, tu cosa ne pensi dei miei capelli? Oh, ci rinuncio. Erano meglio prima, quando erano più lunghi. Jake! Lascialo finire. Tutti i giorni te li pettinavi in modo un po' diverso. Così corti è come se avessi perso una parte di te. Smettila di fare la corte! Non mi sta facendo la corte. È l'unico che ha avuto le palle di dire le cose come stanno. E portavi i fermagli. Il mio preferito era quello con i fiori gialli. Jake? Sì, è quello. Prendilo tu, Paul. Io? Tascia, sai che non posso. Ma è solo un fermaglio. Prova a dirlo a mio padre. Oh, questi papà! Cosa ti ha detto, Paul? Fai come me. Ormai non mi fa più né caldo né freddo. A malapena mi rivolge la parola. Perché? Beh, io non gli piaccio più, credo. Se entro nella stanza, mi guarda come se fossi una merda di cane spiaccicata. Sono stata in ospedale alla fine dell'anno. Una settimana intera. Indovina quante volte è venuta a trovarmi. Ci ho fatto un bel pianto. Finita la storia. Lasciami vicino!
Questi muscoli, verghe del diavolo. Voi due saltate come me, da uomini. Ehi, ciao Natasha, sbaglio, ultimamente ci evite. Perché dovrei? Per via del nostro Shane. Vecchia storia. Già, il passato è passato, che problema c'è? Non è mica obbligatorio girare il coltello nella piaga, no? Saltate voi due! E smettila di chiamarci voi due! Abbiamo un nome! Storia.
Ma Shane! Hai sentito, sì o no? E allora? Era su questa principessa. Dico bene, Jay? Sì, lei viveva in un castello. Beh, suppongo che tutte le principesse vivano nei castelli, no? Non ne possono fare a meno. No. Questa principessa... viveva in un castello con il padre! Il re, giusto? È incredibile! Insomma, ci scommetto la regina! La principessa non aveva madre, era morta. Di parto, che palle! Shane, facciamo pensare al cesso, non sa nemmeno la storia. La regina era stata assassinata, se proprio lo vuoi sapere. In un modo crudelissimo. Orribile. Come? Un giorno... il castello è stato attaccato dai nemici del re! E come hanno fatto i nemici a sorprenderlo? Il castello era in festa, giusto? Era il giorno in cui si festeggiava la nascita della principessa. Il castello era pieno di cibi, musica e fiori. Una bella sbronza! Maggiorine, salsiccia, lo spiego! Tutti questi attivano un casino! Ecco è il momento. Il nemico ha attaccato! E il castello è stato reso solo, scommetto! No! Quel giorno il re sconfisse il nemico. Ma la regina? Mi sento male, il re. Mandi ogni piacere dal castello. Dico bene, Jake? Cosa? Niente TV! La TV a quei tempi non c'era. Niente balli. Niente canti. Niente fiori. Il re fece indossare un abito semplice e solo un colore, il nero. Nemmeno il giallo di limone? No. Scommetto che portava scarpe comode. Molto comode. Poi... una notte, la principessa sente sbattere qualcosa contro la sua finestra. Cos'è? Un uccellino. Morto? Arcano spezzato. E lo seppellisce in un angolo segreto del castello. Perché le ragazze seppelliscono sempre le cose? Invece di farle a pezzi. C'è qualcosa dentro un uccellino. Cosa, Jake? Cosa? Il seme di un fiore. Così? Quando l'uccellino è sepolto, il seme cresce. E l'estate seguente... guardate, me lo metto nei capelli! Non farti vedere dal re! È l'arme giallo! Scusa, papà. Ti prego. È solo un fiore. Ti prego. Ah! Che è successo? Mi ha colpito. Che prepotente. Che dici, papà? Oh, no! No! Che dice? Che dice? Che dice? Non vuole una figlia come me. No! Sei... esiliata! Lascio il castello. Cammino. E cammino. E poi sì, trovo un bosco. Pianta il suo fiore. E un anno dopo... centinaia di fiori. Centinaia! L'anno dopo... migliaia! Migliaia! L'anno dopo ancora. Milioni, guardate! Milioni di fiori gialli! Milioni di fiori gialli! Sono così belli. Ed io... sono così felice qui nel mio bosco, con il mio milione di fiori gialli. Sentite che profumo. Poi, un giorno, arriva un principe. Io! Il principe è l'uomo più bello di tutto il paese. Mi avete chiamato? L'ho detto io per primo. No, io! Zitti voi due! Il principe guidava un cane. Stai scherzando? Il principe pensava che sarebbe potuto andare a piedi ovunque, ma sapeva anche guidare un carro d'oro, un onore concesso soltanto ad eroi. Beh, dove sono i miei cavalli? No! Non no, c'è no, storia! Shane! Carrello! Vai Lampo, vai Ned! Aspetta un attimo, chi è Ned? Tu! No, se lui si chiama Lampo, io non mi chiamo di sicuro Ned. Tu! Bello tono! Vai Lampo!
comprensivo quanto bello, li lasciò riposare vicino al lago in mezzo a un bosco. Chi sei tu? Lampo! Dici a me, cretino, tu sei un cavallo. Ciao, sono un principe. Non tu, il mio bosco. Guarda, un milione di fiori gialli. Ma il principe sapeva che la principessa non voleva dire quello che diceva. Come no? Perché mi guardi così? Così come? Oh, lo so che è difficile per un principe come te dire cose gentili. Hai dovuto essere duro e coraggioso per tutta la vita, duro come le tue. Perché del diavolo? Ma a me puoi dirlo. Pensi che io sia bella? Non male. Vuoi che lasci il mio bosco e venga a vivere con te nel tuo castello? Perché no? Ok, per me va bene. Ma principe, come faccio a lasciare il mio bosco, anche se per uno? Tutto muscoli come da. Tu sai, stai facendo un gioco sporco con me. Primo, non mi sei mai piaciuta. Shane? Ma la principessa sapeva che il principe non voleva dire quello che diceva. Come no? Allora, gli volle dare un'altra possibilità. Principe, sento dentro qualcosa che freme per te. Vorrei darti una chance. Cioè? Trovami qualcosa che sia più bello di un milione di fiori gialli. Se ci riuscirai, ti seguirò ovunque. Allora il principe cercò. Il principe cerca. E cerca, principe, cerca. Potente. La sua pozione magica
è la più potente di tutto l'universo. Domava i mostri più selvaggi con uno spruzzo. Mi domò. Poi, un giorno, si rifiutò di rispondermi quando la chiamai per nome. Gridai così forte che le stelle si trasformarono in comete. Per 1 milione di anni ha fatto di tutto per evitarmi. È fuggita da ogni pianeta in cui arrivavo. Non ho mai capito perché un giorno mi amava così tanto e il giorno dopo per niente. Un uovo. Cosa? Un uovo di drago. Un uovo di drago? Sì! Diabolico! Che c'entra? Il mago disse al principe di questo drago. Vive sulla montagna. Ho sentito parlare di questo drago. Ha la bocca come uno squalo. E scaglie che sembrano pagliette. E questo drago? Sì! Chiara! Ma le uova! Uova più belle di 1 milione di fiori gialli. Vai sulla montagna. Trova l'uovo del drago. La principessa sarà tua. Ma non ci saranno dei draghi? Una mamma e un papà. È un drago ammagolito. Mezzo uomo, mezza donna. Parente tuo, Jake. È un drago feroce. Sarà anche coperto di paillette. Ma ogni paillette è affilata come la lama di un rasoio. Stai attento, principe. Il principe affronta la prova senza paura. Ero un eromo più forte della terra. Con 2 o 3 passi strepitosi arriva in cima alla montagna. Fa un freddo tremendo. Ma cosa credete? Il principe trema? No! E noi ci chiediamo, ma quest'uomo è mortale? No! E poi, no! Sì! E lui l'ha trovato. Facile. L'uovo del drago. Il freddo provoca al principe delle allucinazioni. Per niente scoraggiato questo mito di principe, cerca ancora. Che tembra, che grinda, ed ecco, sì! L'uovo del drago. Allucinazione! E allora cos'è per Dio? Io ti aiuterò. Sì, grazie. D'ottavo grado della scala Richter. Prima che tu dica qualsiasi cosa, non voglio un bacio. Non fai la corte alle rane, è un problema tuo. Quando questa storia sarà finita, troverò una rana come me con cui gracitare. Intanto, ecco l'uovo. Dove? Là. Ma cosa? Dove? Ah sì, è laggiù. Allucinazione e roba del genere. Sì, sì, carino. Descrivilo. Sta dentro un nido enorme. Fatto di alberi, invece che di rametti. Tutti intrecciati insieme e poi spezzati. Cespugli interi invece che di foglie. L'uomo nel mezzo è molto grande e brilla di milioni di colori. Ora mi sto arrampicando in cima al nido. La principessa sarà mia. Con l'ultima strega che è servito era un gatto morto e grazioso. Io cambio a seconda delle persone con cui sto, ma è la strega che mi trasforma. Ti odio perché mi hai trasformato in una rana. Ti odio perché ridi del fatto che la persona che amo, pensa che sono brutta. Io non penso che sia brutta. Allora perché non mi hai baciata? Perché con te non mi viene voglia, ma non significa che per forza dobbiamo essere... Cosa? Beh, dobbiamo essere per forza nemici. Guarda. Non sei più una rana, sei un bellissimo signore. Un signore! Principessa, guarda cosa trova del principe! L'uovo del drago. Portami al tuo castello. E il principe e la principessa si sposarono. Tutti felici e contenti,
maledire l'uovo. Sento che la strega ha maledetto l'uovo. Che intuito. Se non sei un mago, rompi l'incantesimo. È troppo potente per me. E allora? La principessa ti ama. E chi lo sa? Tu l'ami. Io? Beh, potresti amarla. Perché no? Allora devi andare da lei tutti i giorni. Devi dirle quanto è importante per te. Forse con il tempo ti ricambierà. Chissà, questo amore potrebbe rompere l'incantesimo. Ciao, principessa. Sai, ti ho pensata molto, capito? Dentro la mia testa. Mi sei entrata dentro. Non ho mai parlato così a nessuno prima d'ora. Zitti voi due. O mi aiutate o mi levate dalle palle. Scusa. Ho visto molte cose brutte, principessa. E tu ero tu. Ho visto gli amici feriti. Ho fatto quello che un principe doveva fare. Beh, altrimenti non sarò mai re. Oh, principe. Si sta rompendo. L'uomo! Non si deve schiudere! No! Prendila! Ferma! Niente panico! Ma tutto bene, non avrei problemi! No, non si deve schiudere! È partita! Offri di testa! Offri di testa! Odio! Odio perché ha fatto il mio bellissimo uovo! Sei un mostro! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ma che lo dice? Non ci metto! Ucciderà l'uovo! Adesso vedi! Lo ucciderà! No! 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 Shane, non permetterglielo! Non volevo che succedesse questo! Ah! Che hai fatto? Dasha! Cos'è? Quel rumore! Penso che sia! Non sì! Può essere! È un rumore! Insieme siamo invincibili. Siamo o non siamo insieme? Sì! E allora questo drago è spacciato.
questo drago si chiama Squalo Luccicante. Sparkle Shark! Sparkle Shark! Sparkle Shark! Sparkle Shark! Sparkle Shark! Thank you.
ed un applauso a tutti i ragazzi di Sciacca. Passiamo a conoscerli uno a uno. Alessandro. Grazie a tutti.